Tra l'altro mi piacciono i phon finti, von Sternberg, von Stroheim, tutti i phon rubati, autoattribuiti o come nel caso di von Trier, attribuiti a un gioco dei tempi della scuola di cinema. In ogni caso nulla a che vedere con un'origine nobiliare, con il sangue, legati solo al sangue del cinema. Sangue finto, all'immagine evidentemente artificiale, truccata. Ecco, una cosa affascinante del cinema di von Trier, col quale, ripeto, pur amando il von finto, il finto titolo, ho invece una forte distanza dal suo cinema. Mi sembra poco filmico, da una parte di sceneggiatura, pensato, voluto, involuto, e dall'altra invece immediatamente filmato, poi troppo volutamente immagine, troppo legato alle capacità dell'immagine di mutare, di macerarsi, come un Sakurov senza intensità, come un Sakurov tutto programmatico, come un Sakurov bagnato, invece che bagnato come in Tarkovsky dallo spazio, dal tempo stesso, innaffiato dal regista giardiniere, dal regista annaffiatore, dal regista curatore teatrale di una serra. Un po' questo è il limite di von Trier, che viene fuori poi fortissimo nell'ultimo film, forse il suo film più sincero, più evidente in questo far vuoto, ovviamente il contrario di un Bressoni, questo ridurre la scena in set alla evidenza artificiale di un set teatrale poi di studio cinematografico, e mostra tutto quanto ci sia di ossuto, di rigido, in un cinema che invece fin dall'inizio, fin da queste immagini che vedete alle mie spalle, che sono dal primo film, L'elemento del crimine, fin dall'inizio sono invece immagini che cercano di dire la loro mutazione, e sono invece visibilmente mutate dalla mano dell'artista, visibilmente artificiose, visibilmente espressioniste. Appunto, in bilico tra la criminalità wellesiana, da una parte, delle detection infinite, a vuoto, a doppio fondo, e dall'altra con questa sorta di science fiction per cui il cinema, il mondo è già mutato, il cinema è una parte di questa mutazione, e poi però c'è l'artista demiurgo von Trier che è in grado di coglierla questa mutazione, e in parte soprattutto di riprodurla, di mutare anche lui l'immagine. Tutto vero nei limiti un po' di questo piccolo gioco sperimentale, ma il tutto vero è proprio uguale al tutto falso, ma in modo non intenso, nel senso che non mette in gioco né fino in fondo la follia eventuale del regista, né provoca il nostro abisso, ne provoca in noi l'abisso che invece qualunque immagine, la più semplice, può produrre. Questo intervento improbo, improbabile da parte mia, ma richiesto, non voluto, appare, se vi siete imbattuti per volontà o per caso, in un DVD, in una confezione di DVD dove sono compresi i tre film della trilogia, e direi la i trilogy. Electronic, insomma, i trilogi, perché siamo Epidemic, anzi Elements of Crime, Elemento del crimine, Epidemic Europa. Questo ribadire, questo restare su una lettera, questo restare su un punto, restare su una surplus di cinema, è comunque la chance forte del cinema di von Trier. Von Trier ha una tale possanza ossessiva che, paragonato a un altro regista artista come Greenaway, ecco,
in Fontrier c'è qualcosa che grida ed è la sua stessa incapacità ad essere il regista hollywoodiano e magari interruttore, irruttore di Hollywood, detonatore di Hollywood, quale poteva essere fin da giovane, giovanissimo, Orson Welles, mentre in Greenaway c'è la parodia del regista appunto in lotta titanica col sistema cinema o semplicemente con la macchina hollywoodiana alla Kubrick. Tra l'altro mi piacciono i finti, von Stromberg, von Stroheim. Tutti i phon rubati, autoattribuiti o come nel caso di von Trier.